ai piedi della gigantesca Alpe Presolana, montagna tutta roccia viva, che imprima all'altopiano una caratteristica dolomitica, Castione della Presolana, ultimo comune dell'Alta Val Seriana, ma non meno importante, si propone come meta turistica di incommensurabile bellezza. Paese in provincia di Bergamo, collocato in cima alla Valle Seriana, ai confini con la Valle di Scalve e con la Valle Camonica. Castione della Presolana è un paese a forte economia turistica, con un territorio di 42 km quadrati dominato dalla Presolana, con un'altitudine media di 1000 sul livello del mare, partendo da 800 dalla Valle di Teda ad arrivare ai 2521 della vetta della Presolana. Castione della Presolana è composto da 3.500 residenti con una capacità ricettiva però di 38.000 persone, cioè ai nostri residenti si aggiungono 35.000 persone, questo perché l'economia del nostro comune a partire dal secondo dopoguerra è un'economia a prevalenza turistica. Le origini del comune sono antichissime, infatti sono venuti alla luce reperti archeologici che testimoniano come questo territorio fosse abitato già in epoca preistorica. Il comune di Castione della Presolana è stato denominato dalla Presolana con decreto del re Vittorio Emanuele II per distinguerlo da tutti gli altri comuni che portano il nome di Castione. I vari Castione, Castione Andevenno, Castione in Piemonte, ce ne sono parecchi. Per distinguerlo con decreto del re è stato inserito col nome di della Presolana, dalla montagna che lo domina logicamente. Tra i monumenti più importanti di Castione della Presolana si annoverano i luoghi di culto, come la chiesa di Sant'Alessandro. Costruita alla fine del XVIII secolo, essa fruisce della particolarità della realizzazione del campanile. Migliaia di pietre intagliate e poste una sopra l'altra hanno la caratteristica di non essere sovrapposte ad incastro. Una cosa è certa, a Castione da secoli e da memoria dell'uomo si venera Sant'Alessandro Martire quale patrono del paese, tanto che sulla sommità della facciata troviamo una statua del santo in pietra locale. Addirittura i riferimenti storiografici fanno risalire questa tradizione fin dal 1564, mantenendo sempre ferma la particolare devozione della popolazione. Non tutti sanno però che all'interno della chiesa è conservato, oltre alla statua del patrono, che viene portata in spalla da alcuni devoti durante la processione, anche un antico organo del 1700. Dal 1990, a pochi passi dal centro di Castione della Presolana, in un angolo di natura alpina, in un ambiente rustico ma elegante con un'atmosfera calda e accogliente, si trova il ristorante.
nasce nel 1500 come segheria ed in seguito trasformato in un mulino le cui macine hanno smesso di funzionare nei primi anni 60. All'interno si può visitare un piccolo museo, con ancora intatte e funzionali le attrezzature del mulino, ingranaggi, macine e tramogge, più una raccolta di oggetti utilizzati in altri tipi di lavori, come pialle e trapani a mano dei falegnami, lanterne, mazze e picconi dei minatori. Chiunque abbia avuto occasione di passare anche una sola volta dalla conca della Presolana non ha certo dimenticato quei sapori unici ed inconfondibili. La cucina castionese riesce inspiegabilmente ad essere saporita e tuttavia leggera. Gustarla, magari dopo un'intera giornata trascorsa sciando o camminando per i boschi, è un'emozione che non si scorda facilmente, soprattutto se al piacere della tavola si uniscono quelli del buon vino e della compagnia. Castione della Presolana è formato da tre villaggi, Castione, Bratto e Dorga, cui si aggiungono le località del Passo della Presolana, del Monte Pora e di Lantana, oltre all'incantevole Borgo di Rusio, tutti con una caratteristica in comune, l'amore per la natura. Nel piccolo e rustico borgo antico di Rusio, immersa nel verde, troviamo la bellissima chiesa dedicata a San Giacomo. Piccola ed accogliente, ad unica navata, colpisce subito per i suoi colori semplici ma di gran classe. A pochi minuti dal centro cittadino, questa località è il posto ideale per una giornata di relax, poiché mantiene inalterati i colori e gli odori dei villaggi rurali di montagna. Divisi da un torrente, ma vicini come non mai, le due frazioni di Dorga e Bratto diventano mete turistiche di gran rilievo. Di particolare importanza in entrambe le frazioni sono le chiese. La chiesa della Madonna delle Grazie, situata in località Bratto, sorge sull'area di un vecchio oratorio dedicato a San Silvestro. Nel 1400 fu ampliato con l'aula rettangolare ed il campanile, mentre l'abside è stata aggiunta nel 1700. Possiede molti affreschi del XV secolo, tra cui Sant'Antonio da Padova, la Via Crucis e più di uno che raffigura la Madonna in trono con il bambino. Mentre la chiesa della Santissima Trinità, ormai sconsacrata, è situata in località Dorga. Viene utilizzata come centro culturale,
di stile barocco, fu eretta nel XVII secolo e custodisce ancora resti di affreschi quattrocenteschi. La chiesa di Castione, che è il, diciamo così, il monumento notevole più grande di Castione, compie in questo periodo 230 anni. Non era la prima chiesa di Castione, perché la prima chiesa di Castione, diciamo così, è quella di San Pietro, che è posta in una località discosta da Castione sopra una montagna che risale al 1000. Poi, nel seguito, oltre a quella di Castione, sono sorte le chiese di Bratto e di Dorga, che prima erano degli oratori e poi nel periodo sono poi diventate chiese ufficiali. Poi abbiamo la chiesa di Dorga, ci sono due chiese a Dorga in centro. C'è la vecchia chiesa, che è del 1750, mentre la nuova, l'attuale, in stile moderno, è degli anni 70. La chiesa di Bratto, quella che domina, diciamo così, la sinistra dell'altopiano, invece è del 1930. Per incentivare il turismo, ma anche gli amanti dello sport, il comune ha pensato bene di attrezzare, in località Pratoloco, una struttura che comprende una palestra coperta per l'arrampicata e uno spazio da adibire ad ostello per l'ospitalità temporanea di comitive di escursionisti. Inoltre è stata sistemata l'ampia area esterna destinata a parco all'aperto, con attrezzature e giochi per bambini. Ma anche a Castione della Presolana si possono praticare attività sportive con il nuovissimo centro sportivo Bonen Chablais. Dalla pallavolo al basket, dal calcetto al tennis, il tutto in un ambiente nuovo e moderno, immerso nel verde. La conca della Presolana, e quindi il comune di Castione con tutte le proprie località sciistiche e estive, rappresenta e continuerà a rappresentare per i prossimi anni un punto di riferimento importante non solo per il turismo aerobico lombardo, ma io credo per l'intero Nord Italia. Questo perché? Soprattutto per l'ampiezza e per il valore inestimabile dell'ambiente. In particolare Castione è conosciuto ed è apprezzato per quanto riguarda l'aspetto ambientale. Castione è inserito nei due parchi, il Parco delle Orobie Bergamasche, nella parte nord del territorio prossimo alla Presolana, e a sud del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Monte Varo, che comprende la Valle di Tiede, splendida piana, che dà la possibilità appunto di poter frequentare passeggiate, sentieri, percorsi anche attrezzati.
storia, cultura e tradizioni si incontrano in questo luogo incantato, ideale per chi desidera trascorrere una vacanza in pieno relax alla scoperta della natura.